Pronto? Patrizia, sei tu? Sono stato bravo, eh? Non è da tutti rubare 1 milione di euro ad un capo mafia. No, per telefono non te lo dico proprio dove stanno. Ci vediamo all'aeroporto, fra mezz'ora. Ciao. Oh no, cazzo! Ehi, ce l'avete messo di tempo ad arrivare? Ma che cazzo fate? Questa non è un'ambulanza! Ehi, ma chi siete voi? Aiuto! Aiuto! Ma chi siete? Chi vi manda? Pesarotti? Chi è Pesarotti? Mi prendete in giro? Posso restituire tutto? Per favore, fatemi parlare con lui. Ma cosa devi restituire? Non sappiamo niente. Per favore, non mi ammazzate. Fatemi parlare con lui. Posso restituire tutto? Per favore, non mi ammazzate. Ah. Ho una gamba rotta. Ah. Ah. Ho una gamba rotta. Fate piano. Ah. Attenzione. Ah. Ho una gamba rotta, per favore, fate piano. Ah. Fatemi parlare con lui. Posso restituire tutto? Fate piano. Mi fate male così! Non potete trattarmi così, vi prego! Ma dove sono? Portate. Ehi, aspettate! Un momento! Ma dove siamo qua? Vi prego! Vi prego! No! No! Ehi, ma che fai? Buon riposo! Qualcuno ti porterà pane e acqua! Pane e acqua? Ma che significa? Ho una gamba rotta! Mi serve un ospedale, ehi! Non potete lasciarmi così! Ehi! Ehi, aspettate! Aspettate, ehi! Ehi, c'è qualcuno lassù? Ehi, c'è qualcuno che mi sente? Aiuto! Aiutatemi! Vi prego, qualcuno mi aiuti! Oh Cristo, ma questo va in cancrena se non mi aiuta. Sente!
Ti prego, aspetta. Un momento. Chiunque tu sia, ti prego, fammi parlare col tuo capo. Ehi, cosa credete di risolvere facendomi morire così, eh? Soltanto io so dove stanno i soldi. Ti prego, portami dal capo e gli dirò dove stanno. Il nostro capo non sa che farsene dei tuoi soldi. Ma qua sono tutti pazzi. Aiuto, vi prego! Aiuto! Aiutatemi! Fatemi parlare col capo, vi prego! Aiuto! Aiutatemi, vi prego, aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Oddio, questi rumori, per favore. Mi prendi in giro? Io non posso mangiare quella roba lì. Ti prego, per favore, fammi parlare col tuo cazzo di capo. Nessuno viene portato mai dal capo, a meno che non sia il capo a volerlo. Ma tu non vali tanto. Allora perché non mi ammazzate? Ammazzatemi e facciamola finita. Ammazzatemi. Febbre sicura. Ma perché non sono morto? Non mangio, non bevo. E i vermi mi stanno divorando.
Oh, signore. Volevo solamente una vita tranquilla. Per questo ho rubato. Volevo una bella casa. Sono stato punito abbastanza. Ti prego. Se non merito di essere salvato da te. Ti prego. Fammi morire, ti prego. Toglimi da questa sofferenza, ti prego. Ma fammi morire. Fammi morire, ti prego. Ehi tu, ti prego. Portami del pane avvelenato. Ma in qualsiasi modo. Fammi morire, per favore. Non posso. Perché? Non c'è niente che io possa fare per te. Anzi, forse c'è una piccola cosa che posso fare, anche se contro le regole di questo posto. Mostrarti un giornale. E che cazzo me ne faccio in un giornale, eh? Leggi, e poi giudica. Leggi la quarta pagina. Ricordati che hai solo un minuto, e poi resterai al buio. Incidente sulla statale. L'auto è uscita fuori strada. Ritrovato un uomo alla guida, il cui corpo è irriconoscibile perché è carbonizzato. Non capisco, ma la mia auto non ha preso fuoco. Invece sì, non lo ricordi. Ma non c'era nessuno con me. Chi è l'uomo carbonizzato? Eri tu. Ma io sono qua invece. Qui siamo in un'altra dimensione, non hai ancora capito. È per questo che non posso ucciderti, nessuno può farlo. Questo è solo un incubo, no? Non è possibile. No, non è possibile, questo è un incubo. Questo è vero, ma è un incubo che dura per l'eternità. No, no, non è possibile. No. No! Togliere la fede, perché giustamente sono con Satana, l'avete capito? La fede. Fumate. Azione! Ok, salti in campo. Per uno partì.
partito, volevo due partito. Marco Fregali, farò il carceriere. Sono un agente dei NOS in incognito. Mi sono prestato in questo cortometraggio. Lei è Ivana? Sì. Non ama parlare, ama solo scrivere. È la segretaria di edizione. Ciao, sono un povero babbo. Salve, mi chiamo Giovanni Allotta e sono il protagonista di questo cortometraggio. Io sono quello che ha deciso che luce mettere in questa piccola produzione. Sono il datore di luce. Io sono Daniele Curaci, il regista di questo cortometraggio, il troncatore, come si suol dire. Spero che il film possa piacervi, il corto possa piacervi, il primo di una lunga serie. Ma stanco.